Ti chiami? Allora, ciao, sono Raffaele e gestisco una struttura ricettiva a Bergamo che si chiama Dimora alle Nove Fate. Raccontaci un po' la tua esperienza dopo queste 5 giornate di corso di Unconventional Guest. Ah, devo dire che sono state 5 giornate molto intense e dalle quali abbiamo imparato sicuramente, abbiamo avuto degli spunti molto interessanti, spunti nuovi per poter offrire delle colazioni a persone con problemi legati all'alimentazione, come celiaci, intolleranti, piuttosto che vegani o vegetariani, e questo ci serve per appunto arricchire le nostre colazioni che prima di questo corso pensavamo fossero già buone di per sé, però ci hanno dato quello spunto in più per poter migliorare appunto la qualità del servizio. E l'esperienza anche con gli altri associati, quali sono le attività che secondo te insomma ti sono piaciute di più? Cosa hai scoperto? Gli effetti wow, insomma, anche fare di voi? Beh, abbiamo scoperto che lavorando insieme, lavorando in sinergia con le altre persone del gruppo, possiamo innanzitutto scambiarci pareri e ricette legate appunto alla somministrazione della prima colazione. E poi impari sempre delle cose nuove che non avresti potuto magari sapere senza fare un corso di questo tipo. A chi consiglieresti questo percorso e a chi? E magari anche delle tecniche usate in questo tipo di corso, insomma, mi sono state tante ore anche qui. Beh, consiglierei a tutti i gestori di strutture ricettive, soprattutto agli hotel, e soprattutto gli hotel appunto, e di formarsi mediante un corso di questo tipo, perché c'è molta ignoranza da parte dei gestori di strutture ricettive, perché la maggior parte di loro non conoscono le effettive reali esigenze di queste persone non convenzionali, chiamiamole, quando con poco e con una conoscenza che appunto deriva da frequentare un corso come questo che hai fatto tu, potrebbero benissimo soddisfare le esigenze di queste persone, chiamiamole non convenzionali, però alla fine sono persone come le nostre, senza farli sentire a disagio tutte le volte che magari vengono a pernottare da noi e si trovano di fronte a un buffet colazione dove non possono mangiare niente perché appunto non ci sono cibi che a loro congeniali. Che poi avete provato anche voi i cibi non convenzionali, no? Assolutamente sì, non è più come negli anni scorsi. Oggi il mercato offre tantissimi prodotti che sono a volte superiori qualitativamente ai prodotti tradizionali, per cui puoi soddisfare sia le esigenze di una persona che non ha nessun tipo di problematica e allo stesso tempo le esigenze di persone che appunto hanno le problematiche legate appunto al glutine o all'intolleranza al lattosio. E dove possiamo trovare i tuoi riferimenti? Noi abbiamo il nostro sito internet, potete visitarlo, è www.lenovefate.it. Lì trovate tutte le fotografie delle nostre camere, trovate tutti i nostri contatti telefonici, avete la possibilità anche di prenotare direttamente dal nostro sito e mettendo le date che appunto... Hai anche una pagina Facebook? Abbiamo anche una pagina Facebook che trovate sempre sul nostro sito internet con il link e potete visitare direttamente, e lì cerchiamo di tenere aggiornato, magari postando le fotografie delle nostre colazioni, a volte gli ospiti, i sentiment degli ospiti, le recensioni e tutti i pareri che lasciano, in modo che anche chi lo visita per la prima volta possa vedere effettivamente la qualità del servizio che offriamo. Grazie mille, Raffaele. Grazie a te, Concetta.